Siamo Piazza della Repubblica con il rappresentante della comunità tunisina. Ecco, cosa vuoi raccontare su questa situazione incresciosa che è accaduta l'altro giorno? Va bene, abbiamo saputo, va bene, è arrivata una brutta notizia veramente in questo mezzo sacro per noi, perché il mezzo di Ramadan è un mezzo sacro per i musulmani. È arrivato alla comunità tunisina la brutta notizia di un morto di un ragazzo giovane, 25 anni, dopo che è stato rincorso della polizia. Va bene, la storia vera per il momento non la sappiamo, perché sappiamo solo la storia che ha raccontato la polizia. Abbiamo chiesto tramite il nostro legale di prendere il filmato alle telecamere per sapere la vera storia, come è andata, come il ragazzo si è negato, come è morto. Questo, noi cerchiamo giustizia, perché abbiamo letto anche quello che hanno dichiarato la polizia. Per noi anche l'atto, il fatto che non li hanno salvato mentre lui negava, non è giusto. Chiediamo anche giustizia solo anche per questo atto che l'hanno fatto, che non è giusto vedere qualcuno che sta morendo e li lasci morire. Senti una domanda, qui ci sono tante scritte, no? ACAB contro la polizia, razzisti, ecco, ma razzisti perché la polizia è razzista secondo te? Va bene, ultimamente comunque la comunità tunisina sta subendo tante brutte cose della polizia. Sono tanti ragazzi giovani che sono stati fermati dalla polizia, pestiati dalla polizia, e abbiamo qui a Livorno comunque un rapporto che non è bello con la polizia, che ci trattano da merda veramente. Come siamo, non so, noi siamo in categoria da parte, siamo messi come delinquenti, non è una bella cosa nel confronto di nostro, ecco, noi tunisini. Ma come mai la polizia, diciamo, ce l'ha con voi? Forse perché tanti commettono cose che non si dovrebbero fare, come aveva detto uno che ho intervistato prima della vostra comunità. Va bene, comunque la delinquenti non ci sono tunisini, c'è anche gli italiani, c'è tutto il mondo intero, e non ci sono in Italia, c'è nel mondo intero. E non credo perché va fatto solo una cosa contro le tunisine. Non è una cosa contro le tunisine, la piazza qui è controllata, poi se ci stanno solo 90% di tunisini, questo non è... Non c'è solo quello, non c'è solo tunisini, non c'è solo in piazza, non c'è solo tunisini. Controlleranno tutti, non penso che ce l'abbiano solo con voi, no? C'è tutte le nazionalità, ma in generale ce l'hanno più con noi che con altre cose, con altri cittadini. Per quello noi infatti oggi chiediamo solo giustizia, stiamo di essere trattati come si deve. Qualcuno della vostra comunità ha raccontato che la polizia viene, li picchia e li ruba anche soldi, cioè voi siete a conoscenza di questa situazione? Va bene, l'abbiamo sentito, ma comunque non abbiamo nessuna prova, perché alla fine sono di parole, di prova non l'abbiamo, ufficialmente di prova che dici questa cosa. Stiamo cercando di avere di prova per questo atto, già iniziamo a avere di prova dell'atto che è successo, se abbiamo, troviamo da avere questi filmati e vediamo di salvare di cosa. Se abbiamo li filmati almeno possiamo sapere come è andata la storia, la vera storia come è andata. Perfetto, grazie mille. Prego.